Ladri seriali incastrati dai carabinieri a San Gregorio. A San Giovanni la Punta invece arrestato un 63enne per maltrattamenti in famiglia. La crisi della Dacca, domani sera ad Acci Catena seduta straordinaria di Consiglio Comunale per discutere e approvare una mozione a sostegno dell'azienda. Organizzata dal club La Manovella Cireale, al via domani il 10° auto raduno d'epoca sulle strade del vino dell'Etna. Bentrovati con il nostro TG Reporter. Tra gli altri argomenti del nostro giornale, riflettori sul quartiere Cubisia ad Acci Catena, i residenti lanciano un SOS sicurezza. La Croce Rossa tra i banchi di scuola, una manifestazione che si è svolta nei giorni scorsi nella scuola elementare di Acci Bonaccorsi. Ma parleremo anche di calcio a 5 femminile, il San Nicolò si laurea campione anche nella fase interregionale. Questo è altro all'interno del nostro giornale, dove parleremo anche di terremoto e del decreto sblocca cantieri che sta per essere esitato alla Camera. Ma apriamo con la cronaca nera: carabinieri in azione a San Gregorio, dove sono stati incastrati ladri seriali. A San Giovanni la Punta invece un caso di maltrattamenti in famiglia. Vediamo. Un terzetto variegato costituito da un mauriziano di 34 anni, un catanese di 35 anni e una donna di Mister Bianco di 42 anni, tutti già noti alle forze dell'ordine, sono stati segnalati a piede libero all'autorità giudiziaria dai carabinieri di San Gregorio in quanto ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso. Essi, sulla base degli accertamenti svolti dai militari dell'arma, anche attraverso la disponibilità degli impianti di videosorveglianza, hanno in tal modo preso di mira per due volte il chiosco La Pigna, sito in Piazza Immacolata a San Gregorio, e ancora poi il chiosco Sciacca di Piazza Livatina a Valverde, rubando così merci e attrezzature. Le perquisizioni eseguite nelle abitazioni dei tre soggetti hanno portato al rinvenimento degli abiti indossati al momento della commissione dei reati, mentre l'auto utilizzata, una Fiat Punto, è risultata rubata a Catania. A San Giovanni la Punta i carabinieri invece hanno arrestato in flagranza un 63enne in quanto responsabile di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della moglie. A volte ubriaco e con lavori saltuari, da anni perciò la donna pativa ogni sorta di vessazioni, ma nonostante ciò la vittima pochi giorni fa era riuscita a convincere l'uomo a ricoverarsi nell'ospedale Cannizzaro per disintossicarsi. Dopo appena 24 ore però egli firmava le proprie dimissioni, pretendendo che la moglie lo andasse a prendere in auto. Appena salito, senza ragione, ha iniziato quindi a picchiarla, facendole urtare la testa nello sportello, ma riuscendo la poveretta a fuggire a piedi, facendo rientrare a casa con l'aiuto di una conoscente. A questo punto il limite era stato raggiunto, per cui la donna segnalava l'accaduto ai carabinieri che bloccavano il marito violento mentre stava tentando con la forza di penetrare a casa. L'uomo è stato quindi trasferito nel carcere di Catania con provvedimento convalidato dal GIP. La donna invece è stata medicata in ospedale, dove i medici le hanno riscontrato una tumefazione allo zigomo. Parliamo della Dacca, domani ad Acci Catena seduta straordinaria di consiglio per discutere e approvare una mozione a sostegno dell'azienda e dei lavoratori. Vediamo. Domani sera alle ore 20 ad Acci Catena è stato convocato un consiglio comunale straordinario e urgente per discutere e approvare una mozione in merito all'improvvisa chiusura della Dacca. I consiglieri Giuseppe Aleo, Giovanni Grasso, Francesco Grasso, Pippo Sorbello, Massimo Suaria e Pippo Liuzzo hanno protocollato infatti una mozione in cui si impegna il sindaco e la giunta comunale affinché chieda al governo nazionale e regionale, nonché alle parti sociali e gli attori di tutto il sistema produttivo, l'urgente attivazione di un tavolo tecnico al fine di affrontare la problematica e trovare soluzioni per la salvaguardia, nel caso specifico, dei posti di lavoro della Dacca e di tutte le aziende del settore. La stessa mozione, sostiene il consigliere Aleo, primo firmatario della mozione, ci auguriamo possa essere proposta e approvata anche dal Consiglio Comunale di Acci Reale, perché in questi casi l'unione fa la forza. La vera soluzione sarebbe quella di un finanziamento ad hoc per la ditta, permettendo alla stessa la riconversione dell'azienda, favorendo così il rilancio occupazionale.
Alla DAC frattanto prosegue l'occupazione della fabbrica da parte dei lavoratori che fanno sapere parteciperanno numerosi alla seduta di consiglio ad ACI Catena. E a proposito di lavori consigliari, torna a riunirsi questa sera ad Acireale il Consiglio Comunale. Inizio previsto alle 18.30 per discutere e votare due delibere riguardanti i servizi sociali. L'approvazione dello schema di convenzione con l'assessorato regionale alla famiglia per il sostegno economico alle rette di ricovero e per la gestione di una casa di accoglienza per donne sole o con figli minori o diversamente abili vittime di violenza. Appuntamento dunque alle 18.30. Ma torniamo ad ACI Catena. Disagi legati alla sicurezza stradale si registrano nella via Vittorio Emanuele, quartiere Cubisia, in merito all'appello di un residente accompagnato dal consigliere comunale Davide Quattrocchi. Viabilità e sicurezza per una strada ad alto rischio di pericolosità. Torna a far parlare di sé il tratto di via Vittorio Emanuele del quartiere Cubisia di ACI Catena, dove ieri si è registrato l'ennesimo incidente. L'appello giunge da Davide Quattrocchi, consigliere comunale catenoto, componente della quinta commissione consigliare viabilità, il quale denuncia l'assenza di adeguate segnaletiche stradali atte a limitare la velocità dei veicoli che giungono dall'autostrada verso il centro. Ho raccolto assieme agli altri consiglieri le segnalazioni dei residenti. Si tratta di l'esigenza di sicurezza e di garantire quindi l'incolumità dei nostri cittadini. Fino a 12 ore fa si è registrato l'ultimo incidente, ma abbiamo visto più volte con la commissione come sia necessario intervenire anche in termini di segnaletica orizzontale, verticale, oltre che con l'installazione anche di strisce pedonali rialzate che rallentino la velocità dei veicoli in entrata. Tra i vari interventi, oltre alla realizzazione di strisce pedonali rialzate a monte, a sentire il consigliere comunale, si necessita del rifacimento del manto stradale, chiaramente usurato e pieno di buche, assente di manutenzione da circa 3 anni. Inoltre della segnaletica di divieto di sosta, visto che il parcheggio delle autovetture avviene dentro la stessa sede stradale, e dello specchio parabolico utile per la sicurezza della strada. Ancora un altro appello per la riorganizzazione del quartiere giunge dal residente Orazio Cutuli. Oggi a distanza di un mese ci ritroviamo qui nel quartiere Cubisia, dove avevamo segnalato al signor sindaco di attenzionare il tema sulla viabilità in questo posto. Ieri c'è stato l'ultimo incidente molto pericoloso in cui sono intervenuti i vigili urbani e anche il 118. Quindi, signor sindaco, non siamo qui per fare polemica, c'è bisogno assolutissimamente di installare delle strisce pedonali rialzate per la sicurezza, la salvaguardia e l'incolumità dei residenti. Ci fermiamo adesso, una breve pausa pubblicitaria, tra poco. Ottica Grasso presenta lo stile più cool del momento, il tutto tondo in metallo celluloide. Ottica Grasso, le novità sulle collezioni Vista Sole dai brand più di tendenza. Concessionario ufficiale Cartier, centro d'eccellenza Zeiss per il massimo comfort dei vostri occhi. Venite a provare il nuovo Blue Control, il trattamento che protegge i tuoi occhi dalle luci blu. Ad ACI Reale, Concept Store in Corso Italia 122. Ad ACI Catena in via Matrice 34. Ottica Grasso, la migliore visione. Sconti fino al 40% su tutte le montature. Vendita soggetta a limitazione. La tua salute è importante. Affidala a chi ha fatto di un mestiere una passione. Farmacia Gallo del dottor Orazio Gallo. Da noi potrai trovare un vasto assortimento di farmaci e parafarmaci, un ampio spazio dedicato ai prodotti naturali, omeopatici e fitoterapici, prodotti per l'infanzia, calzature, dermocosmesi, make-up, idee regalo, igiene, nutrizione, sport, veterinaria, reparti curati con passione e massima professionalità. Vienici a trovare in via Nazionale Guardia 196 ad ACI Reale. Seguici anche su Facebook. Farmacia Gallo. Il mondo della farmacia sta cambiando.
Ogni giorno scopri il tuo bimbo più grande, più curioso, più indipendente. OVS Kids cresce con lui, con un mondo di cose piacevolissime da indossare, pratici, eleganti, nuovissimi. Vieni a scoprire i colori e la moda Kids Primavera da OVS Kids, dal corredo 00 ai 14 anni. Tutto quello che cerchi con convenientissime promozioni da non perdere. OVS Kids, moda giovanissima. Ad Aci Catena, in via Vittorio Emanuele 1416 e a Zafferana Etnea, in piazza Luigi Sturzo 123. OVS Kids, mi piace! A posto? A posto! A posto, i professionisti dell'auto. Metti in sicurezza la tua auto, controllandola dalla A alla Z, da Service Car a posto. Controllo elettrauto, meccanico, carrozzeria, gommista, centro revisioni. Affidati a noi. Per la prima volta ad Acireale, una struttura completa per l'assistenza della tua auto. A posto, Service Car di Riolo, via Salvatore Vigo 45. Per info 095 60 42 69. Scopri gli incentivi e le promozioni in atto. A posto, in tutta Italia, in 1800 centri. A posto, Service Car di Riolo, via Salvatore Vigo 45. Scalia Musmarra, dal 1890, vestiamo le generazioni garantendo sempre ottima qualità. Oggi i nostri capi per l'uomo, anche per cerimonia, sono firmati da Duca Visconti di Modrone, Facis, Ingram, Cassera, Alan Davis, Armata di Mare, Meyer, Milestone. Per la donna, offriamo in esclusiva un corner oltretempo per vestire dalla 42 alla 54 elegantemente e senza problemi. Nei reparti neonati e intimo, un grande assortimento. Andy e Helen, Liu Jo, Ragno, Fila, Loveable, Trussardi. Per la casa e i corredi, uno store dedicato con il meglio da Zucchi, Caleffi, Cavalli e la nuova linea Liu Jo. Scalia Musmarra, la certezza della qualità, la garanzia di un ottimo consiglio sempre. Ad Acireale in Piazza Duomo, di fronte alla cattedrale. Parliamo di terremoto e di norme per la ricostruzione. Alla Camera in dirittura d'arrivo il decreto sblocca cantieri. Il decreto sblocca cantieri, contenente le norme sulla ricostruzione post sisma di Santo Stefano, è ormai in dirittura d'arrivo. Ieri alla Camera è stata votata la fiducia sulle cosiddette pregiudiziali. Entro oggi dovrebbe giungere il via libera definitivo al decreto, che contiene tra l'altro diverse norme dirette a favorire la ripresa economica nelle zone colpite appunto dal sisma. Il sindaco di Acireale valuta ed evidenzia alcuni aspetti delle norme in questione. Gli aspetti che riguardano i comuni più importanti sono il fatto che vengono previste 40 assunzioni che non erano, inizialmente nel decreto non c'erano, quindi 40 assunzioni che riguardano personale che dovrà operare nel comune per attivare le pratiche e anche del personale, le figure a supporto del commissario per la ricostruzione. Molte delle scelte passeranno da lui, quindi come attivare le procedure, quali regole assegnare, quali controlli effettuare, diventa una figura centrale per la ricostruzione. Una strada in salita, quella della ricostruzione. Anche perché, ci dice il sindaco Ali, ci sono ritardi da colmare. Dobbiamo evitare gli errori che sono stati fatti nella fase dell'emergenza, quindi il decreto in cui il commissario Foti ha gestito l'emergenza, in cui sono date risposte immediate alla popolazione, però su alcuni aspetti siamo ancora in ritardo perché non abbiamo le risorse tecniche e quindi non riusciamo a effettuare gli interventi che sono necessari sul territorio. Anche i 25.000 euro già sta andando avanti, però sta andando a rilento perché passa poi dagli uffici comunali e quindi tutte le verifiche e i controlli richiedono tempo noi dobbiamo combattere una emergenza straordinaria con le figure che abbiamo ordinaria, che utilizziamo ordinariamente, e quindi è chiaro che non riusciamo ad arrivarci. Il sisma, come ricorderemo, ha comportato stravolgimenti anche nel campo della viabilità. Una delle cosiddette vittime del terremoto è stata la via Cefalù, chiusa da quell'ormai lontano 26 dicembre al transito veicolare. E oggi il consigliere comunale catenoto Pippo Sorbello lancia un appello all'amministrazione acese per chiedere a che punto siamo con via Cefalù.
Dal terremoto di Santo Stefano, via Cefalù, zona intercomunale che collega Cicatena con Acireale, una delle strade più trafficate del territorio, il cui sbocco è nel viale Cristoforo Colombo, è ancora chiusa alla viabilità. Una situazione di disagio, visto che la stradina ha sempre rappresentato una valida arteria di comunicazione per frazioni limitrofe e valvola di sfogo per i paesi pedemontani, lì dove è Piano San Giovanni, conosciuto come la Contrada Torchio. In merito, stamani è giunto l'appello del consigliere comunale Catenoto, Pippo Sorbello, il quale, rivolgendosi anche all'amministrazione comunale Acese, ha chiesto la riapertura della stradina. Durante il consiglio comunale ho fatto diverse interpellanze perché ritengo che la via Cefalù deve essere riaperta per il semplice motivo perché è l'unica strada che collega con via Cristoforo Colombo e quindi significa cercare di snellire il traffico perché in questo caso si crea solo l'ingorgo delle macchine, file di chilometri e quindi significherebbe riaprire questa strada, dare uno giusto sblocco e quindi in questo caso chiedo anche la sensibilità, essendo una strada intercomunale, anche del comune di Acireale, il sindaco che ci ascolta e quindi possiamo fare assieme una riapertura di questa strada che interessa anche il comune di Acireale. Raggiunto telefonicamente, il primo cittadino, Stefano Ali, ha spiegato che la via Cefalù è chiusa al traffico veicolare per il rischio crollo di una casa e che domani si provvederà all'assunzione di 3 tecnici esterni. Dopo si andrà a redigere un progetto per la messa in sicurezza della strada, progetto che sarà sottoposto all'attenzione della Protezione Civile Regionale, la quale finanzierà l'intervento. A detta del sindaco Ali, i tempi previsti per gli interventi sono relativamente brevi. Entro l'estate è infatti prevista l'apertura di questa importante arteria di collegamento. Parliamo decisamente d'altro. I locali della scuola elementare di Acibuonaccorsi nei giorni scorsi hanno ospitato la manifestazione finale del progetto La Croce Rossa tra i banchi di scuola. Si è concluso nei giorni scorsi il progetto scuola, denominato La Croce Rossa tra i banchi di scuola. Il progetto, proposto dal Comitato della Croce Rossa di Acireale nelle persone di Francesco Spadaro, delegato area emergenza, e Gaetano Buccheri, delegato area sociale, ha coinvolto gli alunni della quarta della scuola primaria di Acibuonaccorsi, che nei mesi scorsi hanno incontrato i volontari per conoscere ed apprendere le manovre da attuare durante il primo soccorso. Gli obiettivi del progetto, che in questi anni sta suscitando sempre più interesse, sono molteplici. La sensibilizzazione alla prevenzione e ai rischi derivanti dai traumi della strada, la sensibilizzazione dei giovani al contatto con le fasce più vulnerabili della popolazione e il coinvolgimento inoltre dei soggetti più introversi per far crescere la socializzazione. Agli alunni è stata riservata una parte teorica che ha compreso la visione dei video educativi e una parte pratica durante la quale sono avvenuti approcci diretti con scene simulate. Durante gli incontri i volontari hanno messo a disposizione dei più piccoli le esperienze maturate negli anni, inoltre a destare particolare attenzione la presenza di cani antisabotaggio e di artificieri che hanno simulato un allarme bomba a scuola. Presente all'incontro finale per l'amministrazione comunale anche il vice sindaco Graziella Messina. Un'esperienza fortemente educativa che si spera possa coinvolgere sempre più giovani. E adesso invece parliamo di una iniziativa, di un momento di condivisione che si è registrato ieri pomeriggio nei locali di Space Music Acireale. Momento di condivisione in occasione dell'apertura dell'InfoPoint dedicato ai musicisti e alle loro esigenze. Nell'occasione è stato presentato anche il programma dei corsi che già nell'immediato partiranno al fine di stimolare la musica tra le giovani generazioni. I corsi saranno di canto, chitarra, tenuti da Edoardo Musumeci, piano e arrangiamento, tenuti da Giuseppe Sanalitro, e produzione e gestione di palco a cura di Giuseppe Pernice e Angelo Strano. Per informazione rivolgersi in via Sciarelle 93 ad Acireale, i locali appunto di Space Music Acireale. Adesso ci fermiamo, ancora una pausa pubblicitaria, tra poco. Il centro analisi
Easy SAEM informa la clientela che il proprio laboratorio prelievi è aperto tutti i giorni dalle ore 6. Le analisi vengono effettuate in sede. Il centro analisi SAEM del dottor Di Carlo è in via Marchese di San Giuliano 21, a Cireale, vicino la biblioteca Zelantea. Per info 095 60 48 83. A vostra disposizione per ogni particolare esigenza con la massima cortesia. Villa Grazia, due strutture ricettive per anziani dove puoi scegliere di vivere serenamente e spensieratamente. Villa Grazia è a disposizione di tutti quegli anziani autosufficienti e non che si trovano nella necessità temporanea o definitiva di poter mantenere la loro autonomia all'interno di un contesto di ospitalità, con assistenza continuativa da parte di personale specializzato, in grado di seguirli nello svolgimento della loro vita quotidiana. Villa Grazia, una grande esperienza maturata in tanti anni di attività e consolidata giorno per giorno. A Santa Venerina, via provinciale Linera, per info 345 935 46 64 o 349 775 57 27. www.gruppovillagrazia.it. Ogni accurata preparazione nasce da un atto d'amore. La macelleria Mario Maugeri garantisce da quattro generazioni la stessa passione, assicurando carni e preparati di assoluta qualità. Ogni prodotto è il risultato di una meticolosa selezione di ingredienti di derivazione locale che hanno reso la Sicilia famosa nel mondo e di una delicata lavorazione fedele alla migliore tradizione. Innovare con passione per esaltare la tradizione con creatività. Macelleria Mario Maugeri, via Vittorio Emanuele 114, Aci Catena, Catania. New Service Clima di Spinosa Alfio. Ad Acireale, noleggio, vendita ed assistenza di gruppi elettrogeni per uso industriale e privato come spettacoli, concerti, fiere ed eventi, con possibilità di assistenza H24 da parte di una squadra di operatori altamente qualificati. New Service Clima, ampio parco mezzi di grande qualità, periodicamente controllati e rigenerati con nuovi motori e tecnologie elettriche. New Service Clima, info 342 044 7465 o 340 5274 026. Se volete mangiare pesce, noi vi offriamo di più. A Villa Margherita c'è la Sagra del Pesce. Con soli 25 euro, cocktail con carrellata di antipasti a base di pesce, marinati e cotti, due primi, contorni, sorbetto, dessert e bevande incluse. Sagra del Pesce, a Villa Margherita. Tutti i giorni, escluso il lunedì. Siamo in collina, ma il pesce è freschissimo e garantito. Arriva tutti i giorni e potete sceglierlo a vista. Villa Margherita, via San Giovanni 45, Santa Maria la Stella. Strada d'accesso da via Tropea e via Antonio Maugeri. Orgoglio, riscatto, senso di appartenenza, passione, dignità, amore, voglia di vincere e ritornare grandi insieme. Da questi corollari nasce l'associazione Noi Siamo Acireale, modello societario più volte premiato durante la scorsa stagione dalla stampa nazionale. Acireale siamo noi, i tifosi responsabili del futuro Granata. Diventa anche tu protagonista di questa realtà. Puoi aderire sottoscrivendo la tua tessera socio ogni pomeriggio dalle 17 alle 20 presso la sede di via Kennedy 51A. Acireale siamo noi. La Sicilia protagonista in due libri presentati nel corso di una conferenza promossa dall'Associazione Culturale Terre di Aci. La Sicilia e la sua storia raccontata da Massimo Costa e Angelo Russo, ospiti della conferenza dal titolo Sicilia, una storia taciuta, promossa dall'Associazione Culturale Terre di Aci. Le vicende istituzionali e politiche della Sicilia dai primordi ai giorni nostri è quanto posto in evidenza da Massimo Costa, docente all'Università di Palermo, che lo ha raccontato nel suo libro Storia istituzionale della Sicilia, un compendio. Un ambito solitamente poco attenzionato con la narrazione delle dominazioni o con teoremi socio-economici in genere di stampo volutamente denigratori. Per il professore Costa, la Sicilia ha avuto una storia statuale, giuridica e istituzionale sua e non diversa da quella di qualunque altro paese. Si è concentrato sulla Sicilia risorgimentale Angelo Russo nel suo saggio Sud 1860, sintesi di un anno infausto, ciò che la storiografia ufficiale non ha raccontato.
andando contro a quanto finora la storia ha tramandato. Per Russo il Piemonte, in crisi economica, è stato spinto ad occupare il ricco regno delle due Sicilie, con una guerra mai dichiarata al solo fine di appropriarsi delle sue ricchezze, industrie e miniere di zolfo siciliane. Per il saggista, l'epopea garibaldina è stata il cavallo di Troia usato per occupare militarmente uno degli stati sovrani più ricchi e industrializzati d'Europa. Un modo di vedere la storia della Sicilia sotto altri aspetti, tenendo conto di quanto gli archivi storici sono in grado di fornire. Con loro, nella veste di moderatore, il presidente dell'Associazione Terre di Aci, Carmelo Sardella. Anche quest'anno i reparti del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno organizzato in ambito provinciale numerosi incontri con gli studenti della scuola primaria e secondaria, finalizzati ad illustrare la mission istituzionale della Guardia di Finanza. Gli incontri hanno coinvolto 15 istituti scolastici in vari comuni della provincia: Catania, Cireale, Riposto, Caltagirone e Paternò, con la partecipazione di oltre 1700 studenti. È stata a loro descritta l'attività svolta dalla Guardia di Finanza a contrasto dell'evasione fiscale, della criminalità organizzata, della contraffazione, delle violazioni dei diritti d'autore. Durante gli incontri le Fiamme Gialle hanno proiettato alcuni filmati e presentazioni multimediali sugli argomenti trattati. In alcune scuole si è registrato anche l'intervento, come abbiamo visto nelle immagini, tra l'altro, delle unità cinofile antidroga. Organizzato dalla Misericordia di Acireale, domani sera alle ore 19 nel centro formazione sanitaria di via Paolo Vasta, 180 da Acireale, il dottor Dario Greco relazionerà su farmaci ed estate, alcuni accorgimenti che contribuiranno a far trascorrere un'estate serena al riparo da spiacevoli inconvenienti. E adesso parliamo di una manifestazione turistico-culturale organizzata dall'associazione La Manovella di Acireale. Prende il via domani il 10° autoraduno d'epoca sulle strade del vino dell'Etna. Una 3 giorni all'insegna dei motori e alla scoperta dei vini. Tutto questo è l'autoraduno d'epoca sulle strade del vino dell'Etna, manifestazione turistico-culturale giunta alla 10ª edizione, organizzata dal club La Manovella Acireale in collaborazione con l'Araci. La manifestazione, inserita nel calendario nazionale Manifestazione Asia, riservata alle sole auto in possesso di certificato di identità, avrà luogo a partire da domani fino a domenica 16 giugno. Il programma della 3 giorni prevede la visita ad alcune importanti cantine con degustazione dei vini dell'Etna. Saranno presenti 30 equipaggi provenienti da tutta la Sicilia. Presenzieranno la manifestazione il presidente nazionale dell'Asia, Alberto Scuro, il vicepresidente Antonio Verzera ed il delegato manifestazioni Claudio Bianchera. Sì, anche quest'anno con il nostro club La Manovella Acireale continuiamo il nostro percorso turistico-culturale sulle strade del vino dell'Etna. È già da diversi anni che proponiamo questa manifestazione. Quest'anno nelle 2 giornate visiteremo alcune fra le più importanti cantine che operano appunto alle falde dell'Etna. Il sabato andremo a visitare le cantine Destro in territorio di Randazzo e poi faremo un'altra degustazione del vino Quantico al ristorante Parco Statella, mentre la seconda giornata ci vedrà impegnati a visitare le cantine Pietra Dolce dell'azienda Faro e poi concluderemo la nostra manifestazione con un pranzo con degustazione all'azienda vinicola Barone di Villa Grande a Milo. Un modo per coniugare la passione per l'auto è quella del vino? Sì, sicuramente. Tra l'altro, insomma, i percorsi sulle strade del vino credo siano in questi ultimi anni cresciuti molto, sono abbastanza di moda, abbastanza graditi e sono graditi anche dai nostri partecipanti che verranno da tutta la Sicilia e qualche equipaggio anche dal nord Italia, ma che sono comunque persone appassionate del settore vinicolo. E adesso parliamo di calcio a 5 femminile. Il San Nicolò, calcio a 5, dopo aver conquistato il podio
più alto in Sicilia, si laurea campione anche nella fase interregionale. La formazione catenota nel concentramento tra regioni è riuscita a superare la Campania per 5-1 e la Puglia con il punteggio di 7-3. Il mese prossimo la formazione biancorossa sarà impegnata nelle finali nazionali per il tricolore di categoria a Chianciano Terme. Siamo felici, afferma l'assessore allo sport Angelo Russo, di commentare quest'altro convincente successo. Rischiamo di ripeterci, ma questa è la cicatena che vogliamo, che ci inorgoglisce, che ci regala emozioni attraverso lo sport. Ringraziamo tutto l'entourage, conclude l'assessore Russo, per i sacrifici e gli sforzi profusi. E adesso andiamo a chiudere con le previsioni meteo per domani. Giornata soleggiata con temperature che si manterranno stabili in entrambi i valori, oscillando tra i 21 e i 28 gradi. Venti deboli di provenienza sud-ovest, mare poco mosso. Grazie per essere stati con noi, nuova edizione e nuovo aggiornamento con il nostro TG Reporter domani alle 13:40. Arrivederci.